Ora su Sole FM le notizie di oggi. Scienza e salute. Fonte l'indipendente.online. Grazie a un innovativo composto chimico, gli ingegneri del EPFL hanno sviluppato un nuovo approccio alla fotosintesi, un obiettivo che da anni è portato avanti da tantissimi scienziati. Essere in grado di replicare ed eventualmente perfezionare ciò che le piante fanno per nutrirsi e vivere, ovvero sfruttare i raggi del sole per produrre energia e quindi elementi chimici indispensabili come l'idrogeno, costituirebbe un decisivo passo per la ricerca scientifica e potenzialmente per la produzione di energia. Nel tempo ci sono stati diversi studi e diverse invenzioni a tale scopo, ma nessuno dei dispositivi creati aveva mai soddisfatto gli obiettivi posti. Italia, fonte luce.news. Anche se la notizia è passata in sordina, in data 20 gennaio 2022 il Senato, a seguito della Camera, dove era già stato discusso e votato, ha approvato uno speciale disegno di legge. Il testo prevede infatti che le scuole secondarie di primo e secondo grado, a partire quindi dall'anno scolastico che partirà il prossimo settembre, potranno candidarsi per partecipare alla sperimentazione e introdurre nel loro programma le competenze emotive. Accanto alla matematica e all'inglese, alla letteratura italiana e alla storia, potranno essere introdotti corsi di empatia o di emozioni. Queste competenze sono 10: problem solving, saper prendere decisioni, creatività, senso critico, autoconsapevolezza, capacità di relazione, comunicazione efficace, gestione dell'emozione, gestione dello stress ed empatia. In sostanza, il loro scopo è quello di permettere a chi le acquisisce di vivere al meglio delle proprie possibilità, e questo al di là della diversità che esiste tra tutti gli esseri umani. Insomma, per aiutare a crescere ed educare davvero tutti, senza lasciare indietro nessuno, bisogna affidarsi non solo alla geometria, ma anche alle emozioni. Fuerteventura, fonte Il Cabildo. Il festival CineFest arriva nei centri educativi di Fuerteventura grazie alla collaborazione della Fuerteventura Film Commission. Più di 350 studenti di una dozzina di scuole in tutta l'isola stanno partecipando a questa iniziativa innovativa che mira a portare il linguaggio audiovisivo in classe e introdurre il cinema come strumento educativo. Gli studenti saranno formati con lezioni teoriche e pratiche di cinema, dove vengono trasmessi i concetti di base in modo che possano realizzare un cortometraggio di fiction o documentario dall'idea iniziale, attraverso la sceneggiatura, la preproduzione e le riprese e il montaggio. Il progetto fornisce alle scuole diverse risorse come guide didattiche, video workshop, consigli e formazione in loco. Il festival è aperto ai centri educativi dell'infanzia, primaria, secondaria, maturità, formazione professionale, centri di educazione degli adulti, scuole ufficiali di lingua, scuole d'arte e design. Un totale di 48 finalisti saranno selezionati da tutte le scuole delle isole Canarie, che competeranno per più di 70 premi. Il gala con i finalisti di Fuerteventura è previsto il 10 giugno all'Auditorium Insular de Fuerteventura, grazie alla collaborazione della Fuerteventura Film Commission. Ed ora passiamo al meteo di Fuerteventura by Thomas Globig. Anche oggi il sole brillerà a tratti, con formazione di nuvole primaverili più grandi. Rischio di rovesci isolati, soprattutto sulle montagne. La temperatura raggiungerà nuovamente i 17-21 gradi e il vento soffierà moderatamente e parzialmente rafficato da nord. Un tempo simile ci aspetta giovedì. Da venerdì una situazione meteorologica di calima si instaurerà di nuovo. Sarà per lo più soleggiato, ma anche molto nebbioso. Queste erano le notizie di oggi su Radio Sole FM. Per altre news andate su www.fuerteventura.news.